un punto di distribuzione di farmaci, un banco e uno sportello sanitario aperto per i residenti. A San Giuliano di Castelvetro Piacentino, nelle ex scuole, aperto questa mattina il dispensario farmaceutico nato da un lavoro di dialogo di mesi tra il comune di Castelvetro e la farmacia Bossi, quella del paese. Di fatto al banco, aperto lunedì, mercoledì e venerdì, è possibile trovare farmaci di prima necessità, ma anche usufruire delle modalità di prenotazione di vari esami del sangue, vaccini, insomma quello che si è solito fare nella farmacia centrale di via Saragat. Un servizio pensato soprattutto per la popolazione anziana. Il nuovo punto dispensario farmaceutico dove daremo tutti i servizi che offre già la nostra farmacia, tra le prenotazioni CUP, la prenotazione delle vaccinazioni, come anche i farmaci di prima istanza, farmaci con la ricetta. Tutto in attesa di una vera e propria farmacia San Giuliano, un'attesa che sembra finire tra poco. Noi avevamo preso l'impegno con la comunità di San Giuliano di garantire un servizio in attesa di aprire una nuova farmacia, cosa che su cui stiamo lavorando da anni e il bando regionale ci dovrebbe consentire di portare qui una seconda farmacia. Però in attesa di quello apriamo un sportello, chiamiamolo così, a disposizione dei cittadini, in particolare la popolazione anziana che magari non ha la macchina per andare a Castelvetro.